perché oggi io ho veramente sentito una grandissima emozione venendo qua, vedendo il lavoro che è stato fatto, e penso che solo fino a 15 mesi fa noi stavamo tutti portando l'acqua con le orecchie per cercare di arrivare all'elezione e facevamo tutti parte di un grande gruppo, e quindi vedere il laboratorio eventi con i giochi dei bambini, tutti gli stand che sono stati messi da parte degli attivisti. E io volevo fare un ringraziamento particolare a Cristian Belluzzo, Mario Podeschi, Giusy Campo e soprattutto poi Cristina Leo, che ha veramente programmato questo evento da molte settimane e che ha curato veramente con una classe e con veramente una qualità che si può vedere sotto gli occhi di tutti. Per me è sempre molto difficile rappresentare tutte le persone che ho conosciuto in questi anni, soprattutto in questi ultimi mesi, e le parti migliori che io ho conosciuto di queste persone, perché ovviamente io sono riuscito a vedere nel Movimento 5 Stelle questo alzarsi in piedi e incominciare a tirare fuori la parte migliore. E per me è veramente difficile qui, nel mio territorio, nel mio municipio, riuscire a rappresentarli. E quindi ci proverò, ma non mi possono chiedere anche di essere breve. Loro sanno che cosa sto facendo in Parlamento, in particolare a Montecitorio. È un posto che io ho rinominato praticamente un cimitero sconsacrato, perché praticamente quello che dice Beppe quando parla di fantasmi o di morti è estremamente vero. In quel posto, che ormai è rimasto completamente senza aggiornamento, in cui i regolamenti non sono stati aggiornati rispetto a quella che è la vita di tutti i giorni, rispetto a quello che dovrebbe essere i lavori di una Camera dei Deputati che dovrebbe legiferare per i cittadini. Quello purtroppo è un posto che è stato fatto per farsi fatti propri. Bravo, bravo. E questa consapevolezza vicino a chi mi ha mandato là dentro è molto difficile da comunicare, perché è come quel muro di gomma di quel famoso film in cui noi presentiamo emendamenti. Abbiamo presentato, solo sul gioco d'azzardo abbiamo presentato 3 emendamenti. Vi lascio solo immaginare che questi emendamenti, ovviamente con tutta una serie di regolamenti, con tutta una serie di manipolazioni da parte del governo, verranno assolutamente stralciati, non verranno accettati, verrà posta la fiducia. Voi sapete bene su questo territorio quanti centri per slot machine e VLT sono stati aperti in pochissimo tempo. E lo sapete perché riuscite a respirare come me l'insicurezza sociale, riuscite a respirare e sapete sulla vostra pelle quanta disoccupazione c'è in questo momento. La giovanile è al 40%. E l'unica cosa che tira in un contesto di insicurezza sociale è il gioco d'azzardo. Persone o imprenditori che sono in crisi, che non riescono a credere o a investire in una visione, in una condivisione di gruppo con i loro cittadini, si chiudono in queste sale in maniera autistica a giocare gli ultimi soldi che hanno. Noi stiamo facendo una battaglia poderosa in Senato con Giovanni Endrizzi e alla Camera con molti altri per cercare di entrare dentro questi labirinti, perché dove si tassa il gioco d'azzardo e chi decide quante concessioni vengono lasciate, cioè è un labirinto di leggi, è un labirinto di regolamenti in cui devi risalire come col filo di Arianna. A proposito, ringrazio anche Arianna Festa che sta qua. E devi riuscire a capire chi ha deciso cosa, dove l'ha deciso e come è stato deciso. Ed è un lavoro veramente da azzeccagarbugli, è una cosa incredibile. Quindi per me, io vi dico solo che sto lavorando molto nella mia vita, ho deciso di stare vicino per una serie di ragioni alle difficoltà probabilmente degli ultimi, perché i servizi sociali, la sanità, insomma, sono tematiche di chi in questo momento sta passando un brutto momento, chi è costretto purtroppo per una serie di ragioni a chiedere i servizi sociali. E sono battaglie molto difficili, perché le leggi non sono mai state aggiornate, non sono mai state riformate, sono state affastellate una sull'altra, in cui praticamente è difficilissimo riuscire a capire come vengono finanziati i servizi sociali,
per esempio quelli residenziali, le RSA, e cambiano di regione in regione. E io vorrei adesso, non rubo altro tempo, molti che stanno qua mi conoscono, e oltre alle battaglie contro le slot machine, contro le VLT, contro i giochi online, che sono praticamente in questo momento il vero cancro dell'industria, della terza impresa italiana, perché il gioco d'azzardo è la terza impresa italiana, su 88,5 miliardi, lo Stato ne incassa 10, cioè incassa il 10%, voi tutti dovete pagare l'IVA al 22% e su un'industria come questa si richiede solo il 10%. È inutile che vi parlo di quanto venga manipolata l'informazione anche riguardo a queste tematiche. E quindi io lascio, siccome adesso ci sono ancora Amalio Di Stefano, che è bravissimo, sta con me alla Camera e riuscirà veramente a spiegarvi alcuni lavori che stiamo facendo, e c'è Roberta Lombardi, ancora prima, che è stata la nostra prima capogruppo, e vi potrà aggiornare anche su alcune battaglie che sta facendo sulla dismissione degli immobili pubblici. E poi alla fine avremo anche Paola Taverna, che non vi presento perché è un capitolo a parte. Grazie.